Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura andiamo al Tribunale di Pescara, dove questa mattina sono iniziati gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano, in cui la Procura di Pescara sta cercando di accertare eventuali responsabilità rispetto alla valanga che ha spazzato via l'albergo lo scorso 18 gennaio, provocando 29 vittime. Questa mattina è stato ascoltato l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, il suo legale Cagliazza ai nostri microfoni ha detto che l'ex prefetto ha chiarito ogni aspetto rispetto alla correttezza del suo operato. Sentiamo il servizio. Sono iniziati questa mattina gli interrogatori presso il Tribunale di Pescara dei 23 indagati per la tragedia dell'hotel Rigopiano, dove, in seguito alla valanga del 18 gennaio scorso, morirono 29 persone. Il primo ad essere stato ascoltato dal procuratore capo Massimiliano Serpi e dal sostituto Andrea Papalia è stato l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, che qualche settimana fa ha lasciato il capoluogo adriatico per ricoprire l'incarico di direttore dell'ufficio centrale ispettivo presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a Roma. Al termine dell'interrogatorio, queste le parole del legale di Provolo. Il prefetto ha reso tutti i chiarimenti necessari, anche attraverso la produzione di documentazione che non era in possesso della Procura e che a nostro avviso chiarisce in modo definitivo la piena correttezza dell'operato del prefetto. Fatto il proprio dovere, ripeto, mi pare che il dato rilevante di questo interrogatorio è la produzione di documentazione che non era in possesso degli inquirenti e che credo abbia risolto in modo, per il nostro punto di vista, definitivo la ricostruzione dell'operato impeccabile di un funzionario. La documentazione riguarda l'effettiva avvenuta convocazione del centro di coordinamento soccorsi già alle 10 della mattina del 16 di gennaio. Quindi non il 18 a mezzogiorno, esatto, come sostiene la Procura? Come la Procura era indotta a sostenere dalla documentazione fino a questo momento in possesso e che era per qualche ragione lacunosa. La provincia, i vigili del fuoco, i carabinieri, la forestale, erano tutti presenti a questa riunione. Non i sindaci? No, no, c'erano anche a conferma di quanto fosse nota questa riunione, ancorché convocata per le vie brevi, come si fa nei casi di urgenza, quindi telefonicamente, eccetera, c'erano anche presenti tre o quattro, mi pare, sindaci di comuni, quindi che avevano evidentemente da rappresentare delle urgenze in quel momento, che erano presenti, sono presenti i sindaci di, quali comuni? Sì, aiutami, Città Sant'Angelo, Cipagatti, Montesilvano, quindi erano presenti, altri sono stati raggiunti con comunicazioni mail o hanno raggiunto il CCS con comunicazioni mail, stiamo parlando sempre del giorno 16, del giorno 16 di gennaio. Sempre questa mattina è stato ascoltato l'ex capo di gabinetto della prefettura Leonardo Bianco, mentre ha chiesto un rinvio dell'interrogatorio la dirigente della prefettura di Pescara Ida De Cesaris. Ancora cronaca, un operaio di 44 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un'azienda di Cepagatti. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe caduto dalle scale, è stato trovato a terra dal titolare della ditta che ha poi lanciato l'allarme. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma ogni tentativo di rianimare l'operaio è stato vano. Degli accertamenti si stanno occupando i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Pescara. Ambientalisti, commercianti e alcuni rappresentanti politici questa mattina hanno effettuato un sit-in davanti l'area del cantiere del Megalo 2 a Chieti Scalo, la società proprietaria del terreno. La Sile ha posto il cartello di inizio lavori, ma mancano alcune delle autorizzazioni necessarie. Da più parti si chiede di bloccare l'iter per i lavori di costruzione del nuovo centro commerciale ed eventualmente far riniziare tutto da capo a partire dalla valutazione di impatto ambientale. Sentiamo il servizio.
Siamo qui per chiedere che vengano rispettate le leggi e che, questi lavori bocciati al Comitato Via della Regione Abruzzo vengano finalmente annullati con un intervento deciso della Regione e dei comuni interessati e si cominci finalmente a respirare e a capire che i fiumi non vanno più toccati. Una provocazione, così gli ambientalisti e le associazioni dei commercianti hanno definito il cartello di inizio lavori apparso questa mattina nel terreno dove dovrebbe sorgere il Megalo 2, proprio davanti il centro commerciale inaugurato nel 2005. Il cartello omette alcune informazioni necessarie, dicono, a partire dalle autorizzazioni, molte delle quali sono già scadute o in scadenza. Il comune di Chieti, su cui in parte ricadrà l'opera, per buona parte invece nel territorio di Cepagatti, chiede l'istituzione di un tavolo per riconsiderare il progetto, facendo ripartire l'iter di valutazione di impatto ambientale. Il comune di Chieti si è anche espresso con un atto formale, cioè una diffida alla Sile Costruzioni, a non iniziare i lavori, perché per noi è ancora valida l'ordinanza di sospensione del gennaio 2014 del Genio Civile. Tecnicamente chiediamo un tavolo di lavoro in cui si vadano ad analizzare le diverse problematiche, quella di tipo giuridico, quella di tipo commerciale, di tipo economico e soprattutto di tipo ambientale. Cioè, secondo noi dovrebbe ritornare al via, quindi riniziare un iter. Oggi siamo alla scadenza definitiva, cioè 31 dicembre 2017. Se entro questa data i lavori non sono iniziati, decadono i progetti PRUS e quindi è questo che l'impresa vuole evitare facendo finta che tutto procede. La questione Megalo 2, oltre a riguardare la tutela dell'ambiente perché sorge sulla cassa d'espansione del Pescara, ha carattere socio-economico. Un altro polo di grande distribuzione infatti rischia di ammazzare definitivamente il piccolo commercio della zona di Chieti. Per questo esercenti, ambientalisti e politici stamattina hanno presidiato il cantiere, dove però attualmente non si sta lavorando, c'è solo una gru e qualche operaio in perlustrazione. Chieti non ha bisogno di un nuovo insediamento commerciale. Questa ulteriore cementificazione andrebbe a decretare la fine non solo del piccolo commercio e dei piccoli artigiani, ma la fine della città stessa, perché si sta creando una città nella città. Ci sono studi che dimostrano il fatto che per ogni posto di lavoro che si guadagna con l'apertura di un centro commerciale se ne perdono 6 nelle attività tradizionali, quindi tutti questi commercianti che sono qui oggi sono destinati a chiudere bottega se Megalo 2 dovesse essere costruito. La posizione della Regione Abruzzo viene affidata ad una nota dell'assessore Paolucci in cui si ribadisce che il Comitato Via già nel marzo scorso ha giudicato improcedibile la richiesta di modifica del progetto e ha prescritto come obbligatoria, prima dell'avvio di qualsivoglia attività realizzativa, la verifica dell'efficacia delle opere di messa in sicurezza ai fini idraulici. Paolucci ricorda che lo scorso 7 dicembre sono state segnalate alla Procura della Repubblica di Chieti alcune anomalie riscontrate nella documentazione presentata dall'azienda costruttrice, la Sile Costruzioni. Non permetteremo, termina l'assessore al bilancio della Regione Abruzzo, che si evitino le procedure previste dall'ordinamento e soprattutto diciamo no alla decadenza ambientale, alla diffusione di situazioni di pericolo e alla rovina ulteriore del commercio della zona. Sono stati recuperati solo questa mattina 3 giovani escursionisti sul Gran Sasso che ieri sera non erano rientrati a casa. Dare l'allarme ai familiari una notte al freddo, ma per fortuna sono in buone condizioni. Daniela Rosone. Notte al freddo per 3 giovani a Campo Imperatore sono stati recuperati questa mattina al riparo tra i ruderi. Si sono riparati tra i ruderi di Sant'Egidio 3 giovanissimi escursionisti che sono stati recuperati soltanto nella mattinata di oggi dopo una notte passata al freddo. Sono 3 ragazzi, uno di Potenza, uno di Roma e uno di Ostia, che ieri non sono riusciti a rientrare a causa del maltempo e della funivia che ha effettuato l'ultima corsa alle ore 13. L'allarme è stato dato dai genitori stessi in serata, non vedendoli rientrare. Sono intervenuti sul posto Soccorso Alpino, CAI, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, i Vigili del Fuoco, 118 e i Carabinieri. I giovani sono stati raggiunti e tratti in salvo, come dicevamo, soltanto nella mattinata, infreddoliti ma in discrete condizioni. Una vicenda che fortunatamente è finita bene, viste le temperature bassissime che si raggiungono sul Gran Sasso, soprattutto nella notte. Questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato la medaglia d'oro al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, una cerimonia
che ha visto collegate in videoconferenza 16 regioni italiane, tra cui anche l'Abruzzo. Vediamo insieme il servizio. In videoconferenza abbiamo 16 regioni con i presidenti di regione e i rappresentanti delle regioni, che ovviamente salutiamo, che fanno parte del sistema nazionale di protezione civile, come fanno parte ovviamente. Un collegamento in videoconferenza in occasione della consegna della medaglia d'oro da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale come segno di riconoscenza e riconoscimento per l'opera svolta nelle situazioni emergenziali che hanno colpito l'Italia. Nella sala operativa della Protezione Civile della Regione Abruzzo si sono così ritrovati per seguire la cerimonia con i presidenti di 16 regioni in videoconferenza, il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, con il dirigente Silvio Liberatore, gli altri operatori della Protezione Civile regionale abruzzese. Il capo dello Stato ha visitato nella sede del Dipartimento le varie strutture operative della Protezione Civile Nazionale. Importante in questo senso il ruolo della Protezione Civile Regionale, da sempre operativa nelle calamità. Dopo il terremoto dell'aprile del 2009, il vero banco di prova sono stati tanti purtroppo gli eventi. Andiamo avanti con il giornale. All'ospedale Mazzini di Teramo da oggi la rianimazione sarà sempre aperta ai pazienti ai parenti dei pazienti ricoverati. È un progetto unico in Abruzzo e alla presentazione è intervenuto anche l'assessore alla sanità regionale Silvio Paolucci, che tra l'altro ha stigmatizzato lo sciopero previsto per domani da medici e operatori sanitari contro i tagli al personale. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. Si cambia sistema all'ospedale Mazzini di Teramo sulle procedure che da sempre regolano la rianimazione. Da oggi i parenti dei pazienti ricoverati nel reparto potranno visitare i propri congiunti costantemente e non più in quelle ristrettissime finestre temporali di una volta. Si chiama rianimazione aperta ed è la prima esperienza in Abruzzo finanziata dalla Regione attraverso fondi europei. Una procedura nuova, una procedura che ci riempie di orgoglio perché diciamo in Italia non ce ne sono tantissime. Che cos'è? È la procedura che consente di mettere i parenti dei pazienti a maggiore contatto in situazioni difficili. Il paziente si trova in rianimazione, certamente non è una condizione semplice, non è semplice neanche quella di aprire la rianimazione, perché ovviamente tutto questo deve essere fatto in condizioni di sicurezza. C'è stato uno sforzo degli operatori locali, dell'ospedale e della ASL di Teramo, per fare un grande passo avanti. Crediamo che nel percorso di umanizzazione delle cure questo di Teramo sia importante. Alla presentazione del progetto Rianimazione Aperta dell'ospedale Mazzini è intervenuto anche l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, che ha stigmatizzato lo sciopero deciso da tutto il comparto della sanità pubblica per i futuri tagli al personale. Un grande tema nazionale, soprattutto il fatto che al momento in cui vi è una ripresa del prodotto interno lordo, la spesa invece relativa al fondo sanitario nazionale per parte pubblica continua ad accusare una riduzione in modo proporzionale rispetto al PIL. Siamo arrivati o ci attesteremo intorno al 6,3%, mentre qualche anno fa era significativamente più alto. Questo grande tema costringe evidentemente poi alle regioni e tutte le regioni a razionalizzare la spesa. Un passaggio l'assessore Paolucci lo ha riservato anche al futuro ospedale unico di Teramo, per il quale sono previsti oltre 200 milioni di euro. La Regione secondo me ha fatto il massimo, perché nella precedente programmazione le risorse per Teramo erano la metà di quelle previste oggi. Oggi si parla di 80 milioni di euro di finanziamento pubblico, più tutto ciò che il finanziamento pubblico insieme anche alle risorse private può scatenare in termini di leva finanziaria e quindi arrivare a oltre 200 milioni di euro. L'incontro è stato anche l'occasione per dedicare una targa in ricordo del dottor Giuseppe Altamura, colonna portante della rianimazione generale teramana, recentemente scomparso e che resta nei cuori di chiunque lo abbia conosciuto e lavorato con lui. Aveva un dono di riassumere in sé più medici, nel senso lui era profondamente e professionalmente diciamo molto preparato, però aveva una forte motivazione e aveva soprattutto anche una grande umanità che esprimeva in modo con l'empatia.
Cambiamo argomento e scontro all'interno del Consiglio Comunale di Pescara sulla delibera che istituisce, finanziandolo con 250.000 euro, il mercatino etnico senegalese nel sottopassaggio della stazione centrale. In discussione ci sono tantissimi emendamenti presentati dalle opposizioni, ma non solo, c'è anche la questione interna alla maggioranza di centrosinistra, che in alcune componenti è contraria al progetto, voluto invece fortemente dal gruppo di Sinistra Italiana, che a questa delibera ha legato la appoggio al sindaco Alessandrini. I consiglieri di centrodestra in apertura di seduta sono tornati a ribadire la loro contrarietà al mercatino etnico e hanno poi esposto un assegno gigante con la somma che il comune ha destinato alla delibera, lo vedete, assegno che hanno chiesto venga invece destinato in egual misura al supporto dei mercati rionali in cui operano gli altri ambulanti della città. Il Movimento 5 Stelle invece è tornato a chiedere che gli ambulanti senegalesi vengano effettivamente integrati all'interno dei mercati rionali e coperti che già esistono a Pescara, definendo il tunnel della stazione centrale un luogo non idoneo al commercio e all'installazione del mercatino etnico. Gli ambulanti senegalesi vennero sgomberati dall'area che state vedendo nelle immagini nei pressi della stazione centrale di Pescara nello scorso anno. Restiamo al comune adriatico. L'assessore alla mobilità Stefano Civitarese ha esposto i risultati degli stati generali della mobilità che si sono svolti a settembre ed ottobre. L'assessore ha anche spiegato il senso della lettera recapitata al sindaco e ai colleghi di giunta, in cui ha chiesto una maggiore coesione sui progetti che lui stesso sta portando avanti per la mobilità di Pescara, che disegnano la Pescara 2027. Ascoltiamo l'intervista. Questa mattina avete presentato il report delle attività relative agli stati generali della mobilità. Quali saranno le linee guida da adesso in avanti? Siamo molto impegnati nel realizzare in particolare tanto il piano urbano della mobilità sostenibile quanto il piano del traffico, che sono due programmi che stanno andando avanti, diciamo, in parallelo e che vedranno delle cose importanti come la realizzazione del trasporto pubblico di massa in città, che cosa che a Pescara manca, della riconnessione delle piste ciclabili, di una migliore organizzazione in generale del traffico in città, ma questo si collega anche a progetti strategici che abbiamo concepito anche proprio pensando a una diversa mobilità, come innanzitutto l'area del Parco Centrale, cioè la cosiddetta, no, ex area di risulta, e anche tutto il progetto che riguarda un campus diffuso nella zona sud con una grande porta di accesso alla città in cui si realizzerà una piena intermodalità tra tutti i mezzi di trasporto e di mobilità. Linee guida che lei ha espresso anche nella lettera che è stata diffusa nei giorni scorsi, a cui è legato il suo mandato in qualche maniera. In quella lettera chiedo semplicemente di coinvolgere maggiormente la città e di essere più determinati su questi progetti strategici, che sono davvero quello che ci consente di andare verso una svolta, io credo, di vivibilità e di attrattività della città, quindi semplicemente questo. Tra i suoi colleghi di giunta e nella maggioranza vedo unità di intenti su quello che è il piano che ha disegnato per Pescara 2027? Io penso di sì, abbiamo unità di intenti, ci sono naturalmente, come è anche normale, giusto che sia, dei distinguo sulle priorità, sul fare una cosa prima dell'altra oppure come farla, cosa di cui discuteremo. Quello che io ritengo importante è che quando si discuta di queste cose, del senso profondo di quella lettera, abbiamo sempre in mente una strategia complessiva, che è quella del Verso Pescara 2027. Ed ora apriamo la pagina dello sport. Inizia una settimana particolarmente delicata per il Pescara. Domenica prossima Zeman si gioca la panchina nel posticipo dell'Adriatico Cornacchia contro il Novara. Da valutare le condizioni di Koulibaly in un centrocampo ridotto ai minimi termini anche dalla squalifica di Valsania, espulso a Cesena. Intanto l'ex attaccante biancazzurro Federico Giampaolo, che ora è sulla panchina dell'Avezzano, intervenendo ieri sera all'Abruzzo del pallone, ha spezzato una lancia proprio in favore di Zeman. Ascoltiamolo. Io penso che bisogna continuare su questa strada che il Pescara ha intrapreso con il mister Zeman. È normale che i risultati non stanno dando, diciamo così, ragione alla scelta della società, però cioè, non c'è da dimenticare che Zeman è un signor allenatore dove ha bisogno, secondo me, ancora di fiducia, perché
è un allenatore che in Serie B ha fatto sempre la differenza. Sappiamo benissimo che il campionato di Serie B è lungo, c'è la possibilità di riprendersi, basta veramente infilare 2-3 partite positive che il Pescara si trova in zona playoff, dove penso che la società abbia detto che è l'obiettivo che vogliono raggiungere, per cui penso e spero di continuare a vedere Zeman nel Pescara, perché ripeto, è una garanzia, è un allenatore che fa giocare bene, un allenatore che ha dimostrato tutto il suo valore. È normale che adesso non c'è questa alchimia giusta, però con il lavoro, secondo me, il Pescara potrà sicuramente tornare a una classifica molto più importante. Adesso parliamo del Teramo, vittoria fondamentale sabato pomeriggio al Bonolis contro il Fano in rete Ventola e Baccio Terracino, che concordano sul peso specifico enorme dei 3 punti conquistati tra le mura amiche. Sentiamo. Cristian Ventola, un gol che probabilmente ricorderai per parecchio tempo, serpentina ubriacante e poi grandezza sotto l'incrocio dei piedi. Sì, a me l'importante, lo giuro, non è tanto il gol, ma i 3 punti che per noi oggi sono stati veramente fondamentali. Dove il pareggio, noi siamo stati bravi a rialzarci subito, a ritrovare subito il 2-1, perché oggi il pareggio veramente non ce lo meritavamo e sono contento che abbia dato una grande gioia ai nostri tifosi. Non ci è mai mancato il carattere, abbiamo sempre fatto le nostre partite, l'ultimo periodo siamo stati un pochetto sfortunati con qualche episodio. Questa volta ci è andata bene a noi e ci teniamo ben stretti questi 3 punti. Ho preso palla, ho visto un varco, mi sono buttato dentro e ho tirato sul primo palo, che ho visto il portiere un po' spiazzato. E niente, sono contentissimo di questo gol, l'ho dedicato alla mia ragazza. E niente, ora pensiamo già alla partita di sabato con la Reggiana. Ci racconti che cosa vi è passato per la mente quando il Fano, praticamente quasi al primo tiro in porta, ha fatto l'1-1 a 4 minuti dalla fine? Nella mia testa veramente un dispiacere, perché veramente non ce lo meritavamo ed era un periodo che noi per mezza occasione presa prendiamo sempre gol. Per fortuna che subito dopo Giacomo e Antonio si sono inventati una grande giocata e dopo ci siamo tenuti ben stretti il 2-1. Baccio Terracino, un gol da 3 punti probabilmente psicologicamente è il momento più complicato della gara, era appena arrivato l'1-1 di Melandri. Sì, era un momento difficile perché dopo 2 minuti che sono entrato abbiamo preso questo gol e quindi non è stato facile reagire. Per fortuna che c'è stata questa azione con Tulli che ha crossato questa palla e sono riuscito a fare gol. Diciamo che lo sapevo un po' che comunque non giocavo dall'inizio, però come sempre, come al solito, il mister mi fa entrare a partita in corso per cercare di dare qualcosa in più nei minuti finali e ad oggi è accaduto questo, per fortuna. Senti Antonio, ci racconti anche l'esultanza rabbiosa sotto la tribuna. Sì, l'esultanza è uno sfogo mio personale per questo periodo, diciamo, non bello che sto vivendo, quindi è stato un mio sfogo personale. Volevo dedicare il mio gol a tutta la mia famiglia, alla mia fidanzata, che mi sono stati sempre vicini in questo momento un po' particolare. Scendiamo in Serie D adesso sul neutro di Vasto, finisce in parità la sfida fra Francavilla e San Giustese. Buon match tra le due squadre che hanno provato a superarsi, ma anche con questo risultato restano appaiate in classifica ai margini della zona playoff. Il solito Palumbo ha risposto alla rete del marchigiano Villa. Sentiamo il servizio di Ania Cantagalli. Finisce 1-1 lo scontro con vista playoff tra Francavilla e San Giustese. Un pari tutto sommato giusto tra due squadre che continuano ad andare a braccetto in classifica. Iervese conferma la formazione che ha vinto contro la Vis Pesaro e ha la bella notizia di ritrovare Fofanà in panchina e poi in campo dopo un lungo infortunio. È un primo tempo però più a tinta rosso-blu in termini di occasioni da gol. Prima che la difesa del Francavilla prenda la misura a che dire, il classe 98 crea qualche pericolo dalle parti di spacca. Il primo arriva al sesto, quando proprio Chedira dalla sinistra lascia per Tascini, che però indirizza alto sulla traversa. Qualche istante dopo il giocatore marocchino prova ancora ad armare Tascini, con Spacca che riesce a sbrogliare in qualche modo.
Il Francavilla alza poi il baricentro, fa possesso palla, ma Chiodini rimane spettatore. Anzi, è ancora San Giustese, poco dopo la mezz'ora, ed è ancora Khedira che spara al lato un assist di Moretti. L'unico vero squillo giallorosso del primo tempo arriva da un'azione sulla destra. Molenda cerca Galli che di un soffio non impatta con la sfera. Il pallone arriva poi comunque a Youssef che però non trova la porta. La ripresa si apre con una doppia occasione per il Francavilla. Galli prova con uno spiovente a beffare Chiodini che si rifugia in angolo. Dagli sviluppi del corner, prima Romeo e poi ancora Galli, non sono cinici abbastanza da mettere la sfera oltre la linea di porta. È ancora Francavilla al decimo, quando Galli vede l'inserimento di Milizia, ma Chiodini è bravo a chiudere sul giocatore giallorosso. Brivido poco più tardi per la squadra di Iervese. Tascini centra il palo dagli sviluppi di un calcio di punizione e poco dopo è ancora Tascini pericoloso in area, con un tiro però debole centrale, preda facile di spacca. I giallorossi si spaventano forse del pericolo corso e si fanno rivedere in area solo la mezz'ora, quando Michiché finisce a terra ma il direttore di gara decide di ammonirlo per simulazione. È un'incertezza difensiva a premiare però la San Giustese che passa dopo la mezz'ora con Villa. Il Francavilla rischia la beffa e allora Iervese, priva di essere allontanato nel finale, si gioca la carta Fofanà. Ed è un'azione che inizia con Michiché, è proprio a Fofanà a servire l'assist per Palumbo che in scivolata pareggi i conti per i giallorossi. Nel recupero è ancora Palumbo a provarci, ma il tentativo finisce troppo alto, con i giallorossi che rischiano il KO su un'incursione di Khedira. E la traversa però a salvare spacca e a certificare il pareggio finale. Dopo una settimana che ha visto gli addii di Valenti e Ibojo, l'Aquila reagisce alla grande e infligge un sonoro 3-0 alla Jesina. Protagonista della partita l'attaccante Padovani che sigla una tripletta. Il giocatore prima della gara di ieri era ancora a secco di gol. Il servizio. Ultima gara del 2018 tra le mura amiche allo stadio Gran Sasso d'Italia Italo a Concia, che ha visto l'Aquila Calcio vincere 3-0 contro la Jesina. Il poco pubblico ma caloroso ha potuto assistere alla tripletta di Padovani, che ha realizzato le sue prime 3 reti della stagione. La gara è stata a senso unico, con i rossoblù che hanno avuto un solo brivido al 44esimo del primo tempo, quando Trudo, con una grande botta sul 2-0, ha colpito il palo. Per la cronaca, l'Aquila si vede al decimo. Sulla fascia destra, Sieno serve Boldrini in aria, ma Bolletta è bravo a mettere in angolo. Un minuto dopo arriva la prima rete di Padovani. Angolo di Boldrini e l'attaccante rossoblù in sacca di testa. Al 21esimo si vede la Jesina con una gran botta di Anconetani che viene respinta in angolo da Farroni. La gara però è tutta di marca aquilana. Al 28esimo arriva il raddoppio, sempre dalla fascia destra, Boucher mette in mezzo per la scivolata vincente di Padovani. Nella ripresa subito in evidenza l'Aquila. Rucci ruba la palla in mezzo ad avversari e poi lancia dal limite con Bolletta che rimedia respingendo in angolo. Al 15esimo Padovani sigla la sua 3ª rete. Azione combinata tra Sieno e Rucci con l'attaccante che finalizza. Dopo 3 minuti l'Aquila è vicina al 4º centro, ma Boldrini non riesce a beffare il portiere Bolletta che era fuori dai pali. Al 28esimo il primo dei 2 gol annullati dall'arbitro per fuori gioco. Padovani, assist per Ibe che si trova al di là dei difensori marchigiani. Brivido per la difesa jesina con Bolletta che svirgola la palla, ma Ibe colpisce il palo. Solo al 36esimo si vede la Jesina con Zanini che dal limite impegna Farroni. Infine al 48esimo la 2ª rete annullata per fuori gioco e rossoblù. Marra in mezzo per Sieno, ma per l'arbitro è da annullare. È tutto anche per questa edizione del TG6. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.